Un'altra lezione collegata alla precedente, di cui mi sono reso conto quest'anno soprattutto che abbiamo avuto una crescita importante, è che avere un'attività online non è per i deboli di cuore. Quindi lo so che magari persone da fuori dicono cazzo guarda che figata, quello non ha costi, non ha magazzini, in realtà ce li abbiamo i magazzini, ma a parte questo è un'attività con rischi bassissimi, ma in realtà non è vero nulla, ok? Se voi guardate da fuori, ok, pensate che i rischi siano bassi, ma noi, chi ha un'attività online lo sa bene, noi dipendiamo dal traffico, non abbiamo qualcosa diciamo di fisico in cui le persone più o meno arrivano. Adesso sappiamo che con il Covid eccetera eccetera è stato un casino, però noi essendo situati online dobbiamo comprarlo questo traffico, dobbiamo arrivarci, dobbiamo affidarci a altre persone per farlo avere, che ne so, altre persone, altre aziende, altre piattaforme, Facebook, Google, potrebbe esserci la SEO, potrebbe esserci YouTube. E quindi se avete delle offerte che vi vengono bannate o avete paura che magari Facebook la mattina si svegli e vi banni l'account, e cazzo succede ragazzi, anche se state facendo le cose fatte bene, Facebook può tagliarvi le gambe e togliervi tutti gli ads. Cazzo ragazzi, fate fatica a dormire la notte, ok? Non c'è successo con la nicchia di educazione cinofila, addirittura si sono sbagliati, però abbiamo avuto un mese in cui non abbiamo potuto fare ad con quell'account, abbiamo dovuto creare un altro di corsa, ma è stato un problema ragazzi. Immaginate se noi in quel progetto avevamo tutta un'attività, una struttura di dipendenti e di collaboratori da pagare costantemente ogni mese, cioè sarebbe stato un disastro, un mese senza guadagnare per un errore di Facebook, cioè, rendetevi conto che cosa significa, ok? Quindi avere un'attività online è una figata, però non è così semplice, non è così tranquillo, diciamo. Io quest'anno, cazzo, me ne sono reso conto in maniera molto importante. Questo ci porta in realtà anche alla prossima lezione.